Diamo avvio a questa seconda, diciamo così, sessione con la prima tavola rotonda dopo la presentazione dei rapporti. È una sessione ricca, nel senso che ci sono, se non sbaglio, 8 interventi programmati, 8 relatori che siedono qui sul tavolo e che appunto inviterei a fare il loro o a condividere con noi una loro riflessione a partire da alcuni spunti che sono emersi anche dalle relazioni di questa mattina. Il direttore Kamisaska, che è anche appunto presente a questo tavolo, ricordava che appunto i rapporti sul consumo di suolo ci spiegano, ci dicono che questo sta diminuendo per intensità, e poi appunto Michele Munafò ci ricorda, anche con i dati ISPRA, che forse si osserva comunque un aumento della pervasività del consumo di suolo, ovvero della superficie di aree comunque impattate dalla realizzazione di alcuni interventi. Quindi io credo che sia importante, anche a fronte della riflessione o dei temi che sono stati presentati poi anche in particolare da Silvia Ronchi nel rapporto del Centro Ricerca Consumo di Suolo per il 2017, provare a riflettere o a chiedere a ognuno di voi che cosa ci aspettiamo e che cosa vi aspettate dall'Italia e dall'Europa, e quale contributo possono dare anche le istituzioni di ricerca a livello regionale, a livello nazionale, a livello tanto di politiche quanto di governance. Non dico onore, ma per continuare a o per aprire questa discussione, anche facendo intervenire un esponente di una delle organizzazioni che con il Politecnico di Milano e l'INU hanno dato vita al Centro Ricerca e Consumo di Suolo, chiamerei per primo a riflettere intorno a questi temi Edoardo Zanchini, che è vicepresidente nazionale di Legambiente.